Io mi occupo di prodotto, però vi spiego brevemente. Non sono io e comunque non siamo noi merchandising manager a livello italiano e anche in tutto il resto del mondo a progettare i prodotti. Noi diamo dei feedback a Global, dove ci sono ovviamente degli uffici di ricerca e sviluppo piuttosto che dei designer, e basati sui feedback che diamo noi, che raccogliamo dai nostri utenti piuttosto che dai consumatori, riusciamo a sviluppare la collezione. Quindi noi decidiamo strategicamente il punto prezzo al quale posizionare le calzature piuttosto che l'abbigliamento, facciamo ovviamente studi mirati sul territorio per quanto riguarda i competitor e diamo dei feedback appunto per migliorare il prodotto. Quindi quando parlate di me, io ovviamente sono tecnico, nel senso che vado dagli incontri a Global, abbiamo delle schede tecniche che ci vengono fornite, sappiamo esattamente come vengono strutturati e costruiti i prodotti, ma non siamo noi che facciamo, che disegniamo, comunque sviluppiamo i prodotti. Quindi questo ve lo dico perché spesso quando si dice product manager la classica domanda è: ma come fate a vulcanizzare piuttosto che la scuola, eccetera eccetera. Sappiamo quali sono i processi, ma il nostro ruolo è diverso, è più strategico. Cominciamo con il dire come siamo posizionati noi come Adidas, quindi perché, qual è la nostra vision e come ci vogliamo differenziare rispetto ai competitor. Noi siamo il brand atletico all'interno del mondo dell'outdoor. Questo cosa vuol dire? Che quando andiamo a sviluppare dei prodotti o comunque ad offrire dei nuovi prodotti, sia che si tratti di calzature piuttosto che di abbigliamento, cerchiamo la massima leggerezza. Quindi la cosa difficile ovviamente nello sviluppo è garantire la massima leggerezza e la protezione necessaria. Quindi queste sono due cose che ovviamente per coesistere richiedono degli investimenti e degli sforzi veramente importanti. Ve ne accorgerete oggi testando le scarpe e vedendo poi le novità di Spring Summer 13 di come effettivamente lavoriamo in maniera maniacale sul peso. Vogliamo ridurre veramente all'osso tutto quello che è in eccesso, garantendo comunque la massima protezione. Questo non vuol dire solamente rimuovere elementi, ma anche studiare nuovi materiali che ci permettano di risparmiare peso. Quindi il nostro posizionamento, a prescindere dalle discipline alle quali ci affacciamo, noi oggi abbiamo Fabio che ovviamente è un climber, ma anche nello slackline, come nel seacline, eccetera, eccetera, ricerchiamo veramente la massima leggerezza.